start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi vi presento Green With Energy, un gioco che ho ricevuto così a tradimento e devo dire che è un ottimo passatempo di stile rompicapo strategico. Insomma, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a superare ogni livello con una grafica molto carina, nonché semplice, e superare i vari livelli fornendo di energia sul lungo periodo, quindi in una giornata, tutti gli edifici. Io ho seguito tutta una serie di livelli, ma lo scopo di questo video è quello di farvi capire come funziona. E in sintesi vi faccio vedere ad esempio questo. Vi faccio vedere un livello dove praticamente noi dobbiamo portare l'energia. L'energia si scontra anche con il fatto che diventa notte, diventa giorno, quindi insomma quello che noi possiamo fare, poi pian piano andremo con i livelli a sbloccare tutte le cose. Adesso vi faccio vedere questo, poi passiamo più avanti. Praticamente noi possiamo costruire una fonte di energia, che in questo caso sarà un pannello solare, ma per farlo abbiamo bisogno di fare un pochino di spazio. Gli edifici hanno dei requisiti, come ad esempio le batterie hanno la necessità di restare vicino a una strada. Perché? Perché se io non mettessi la batteria e andassi a pianificare, quindi con la linea elettrica, al momento pensate non posso mettere le T, quindi sono più difficili, devo farmi un percorso unico perché non ho ancora i trasformatori e altre cose. Non lo potrò fare, insomma, quindi devo ingegnarmi in base a quello che posso fare al momento. Se io vado a fare un test attualmente della potenza, vedete che fornisce 6,5 kW, scende perché man mano le ore del giorno calano e l'energia non arriva più. Quindi questo era semplicemente per farvi vedere che c'è un difetto nella costruzione, io devo piazzare una batteria, ma la batteria la posso mettere solo vicino a una strada perché deve essere accessibile probabilmente per la manutenzione. Quindi in questo caso vado a ricablare tutto, faccio il test e vedete che adesso fornisce fino a 12 kW, ora cala, ma intanto ne abbiamo stivati all'interno delle batterie un tot e quindi possiamo garantire l'illuminazione anche durante le ore notturne per poi ricominciare il giorno. Quando il gioco testa che il meccanismo che abbiamo creato è funzionante, possiamo andare avanti. Ora vi voglio far vedere il livello dove sono arrivato. E sono arrivato qui. Quindi inizieremo dal livello 9. Non finisce propriamente il tutorial perché bisogna andare avanti. E vedete che sbloccheremo i trasformatori. Poi ci sono le energie idroelettrica e nucleare. Ora, qua notate che si è aggiunto nel livello in cui sono arrivato io anche l'alta tensione. Oltre che la bassa tensione abbiamo le turbine eoliche e andando a piazzarle ci dicono il costo dei vari tile, perché i tile costano di più rispetto a dove li mettiamo, cioè se li mettiamo vicino a una casa costano di più che in mezzo a nulla. Ora dobbiamo alimentare degli edifici e a quanto pare dobbiamo alimentare degli edifici di tipo industriale e di tipo residenziale. Quindi io piazzerei, vediamo se lo possiamo fare, come prima cosa io metterei una turbina e la metterei qui. Una volta piazzata la turbina io posso andare a selezionare, se riesco a ricordarmi come si fa, qua vedete possiamo andare a determinare quanto grande farla. Io la faccio media e vado subito a collegarla con l'alta tensione a questa e quindi la fabbrica l'abbiamo collegata. Ora facciamo lo stesso discorso anche per l'altro. Se metto l'eolico tecnicamente non mi serve mettere il solare, cioè non mi serve mettere le batterie se non metto il solare, ecco, questo era il senso che volevo dirvi. Perché? Perché l'eolico va anche di notte, tecnicamente. Lo posiziono, vado a ingrandirlo e lo faccio medium, e dopodiché andiamo a cablarlo con però la bassa tensione. Non può essere connesso. Ah, perché porta solo in alta tensione, non abbiamo trasformatore, niente, come non detto. Bulldozer, distruggiamo. Ok, questo non me l'aveva spiegato il tutorial, ma va bene così. Ora abbiamo messo, mettiamo il fotovoltaico medio, mettiamo le batterie medie
E a questo punto andiamo a cablare tutto. Quindi teoricamente vedete che mettiamo tutto. Non possiamo mettere delle T, quindi dobbiamo per forza andare a creare questo. Ora testiamo e vediamo se tutto funziona come dovrebbe. Al massimo possiamo aumentare qualcosina. Sembrerebbe andare tutto bene perché abbiamo anche abbastanza energia all'interno qui. Sì. Dovremmo forse avercela fatta, perché sì, sta ricominciando ad accumulare, quindi tecnicamente abbiamo completato. E passiamo al livello dopo. Il livello dopo sembra più semplice perché si parla di due edifici normalissimi. Quindi andiamo a mettere col bulldozer, fare un po' di spazio e piazzare un pannello solare e una batteria. Abbiamo anche un budget da rispettare, ovviamente. Qua possiamo vedere quello che ci costa, quello che sta provocando il meteo attuale, e quindi vedremo. Ora andiamo, non saprei se mettere due batterie o meno, forse sarebbe più saggio mettere due pannelli solari calcolando che sta anche piovendo, però non saprei, proviamo al momento a farlo semplice, quindi potenziamo a medio e potenziamo a medio anche i pannelli solari, quindi in questo caso andiamo a collegare e questo potrebbe essere un bel problema. Eh sì, questo è un altro bel dilemma perché non possiamo fare una T, quindi capito l'inghippo. Quindi teoricamente potremmo pensare di fare una cosa di questo tipo, mettere due pannelli. Vediamo se funziona come ho in mente, così, cercando di risparmiare il più possibile dal budget. Vediamo se regge. Perché comunque tecnicamente è tutto connesso, quindi dovrebbe bastare. È veramente intrippante, passatempo, puzzle passatempo, veramente ben fatto, veramente una sorpresa. C'era un altro gioco simile a questo, ma era un cerca oggetti, insomma, fatto ad enigmi, che avevo portato qualche anno fa, che anche quello era molto molto bello. I giochi in questa grafica mi piacciono molto. E ora si arriva ai trasformatori, poi si va avanti per una quantità di livelli infinita. Non so dirvi il prezzo, ma secondo me se costasse 10 euro, adesso io non voglio, magari costerà molto di più, però 10 euro potrebbe essere il prezzo giusto per un bel passatempo. Poi lo si trovasse a 5, 6 euro, 6,99 sarebbe un affarone se vi piacciono i giochi di questo tipo. Ora siamo andati a sbloccare i trasformatori. Praticamente portano la corrente ad alta tensione e la trasformano a bassa tensione. Che cos'è questo? Questo non ho idea di cosa sia, ma non penso di poterlo demolire. No, infatti. Oh, sto demolendo roba, ma vabbè. Tra l'altro, no, non pago almeno su queste cose. Allora, mettiamo un eolico molto potente e delle batterie che mettiamo magari qui, e il trasformatore lo mettiamo è lì il trasformatore. Ok, allora abbiamo il trasformatore, quindi lo useremo là. Quindi io piazzo la turbina qui, me lo converte a bassa tensione. Non lo so, facciamo delle prove e vediamo se funzionano. Metto delle batterie qui, allora collego con l'alta tensione, a questo punto collego con la bassa e qua non posso, vado qui,
Ah, sto caricando bassa tensione. Quindi va bene. Posso tecnicamente fare una T? No. Mannaggia me. Quindi devo fare questo giro assurdo qui. Dove magari questa io la piazzo qua. Ok. Ho fatto questa. Potenzio la pala eolica. Se posso. Se mi consente. No, non mi consente. Forse dovrei togliere questo. Ok. Potenza massima. E poi devo fare... Però non posso fare quello che voglio fare perché non posso uscire così. Sì, invece sì. Ok. Quindi teoricamente ho connesso tutto. Proviamo. No, non funziona. Non funziona. C'è un fallimento di un qualche tipo e non capisco il motivo. Probabilmente devo far così. Perché me lo fa rosso? No. Non riesco a capire. Allora, io vado qui. Esco da lì. Vado qui. E poi posso uscire direttamente così. Però... No, 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 no. Possiamo riavviare? Ok, allora. Ha cambiato un po' le immagini, ma cambia poco. Allora, il trasformatore ce l'abbiamo già, ma non è detto che dobbiamo piazzare magari un altro da qualche altra parte, non lo so. Allora, se io clicco sul trasformatore non posso fare assolutamente nulla. No. Allora, io metto una pala eolica... Sono un po' in dubbio. Perché non ho gran spazio. Allora, metto pannello solare. Me la risolvo spendendo un po' di più, magari, eh? Allora, metto una batteria passando il bulldozer qui. Metto una batteria qui. È un po' da paraculo questa cosa, ma vabbè. Non posso. Però posso uscire di qua. E quelli li ho collegati. Dopodiché piazzo una turbina qui e gli mando l'alta tensione di là. Teoricamente il principio è giusto. Non abbiamo usato il trasformatore, ma il livello l'ho completato lo stesso. Non mi ha spiegato appieno che cosa dovevo fare, ma magari basta anche così. In caso contrario... Ah no, adesso l'energia è finita. No, ricomincio. Dovremmo aver risolto il problema. Ma in realtà l'ho risolta girandoci intorno. Abbiamo un livello 12 dove si va avanti e si continua. Adesso io non voglio spolparvi tutti i livelli perché ci tengo a fare dei livelli e dei gameplay molto più corti. In modo da comunque farveli conoscere quei giochi che adesso si sono capiti. Di che cosa stiamo parlando? Insomma, se vi piacciono potrete andare a vederveli su Steam. Tra l'altro... 1, 2, 3, 4, il quinto livello sbloccheremo anche la potenza idroelettrica, quindi molto molto interessante. Il gioco è senz'altro intrigante, non è in italiano, ma ne sentiamo realmente il bisogno in questo momento? Non credo. Questo era Green with Energy, non so ancora il prezzo, lo sapremo a breve, voi lo vedrete tra un po', dopo l'uscita. Però insomma, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!